No, c'è curiosità, diciamo, c'è la curiosità perché noi, diciamo, in maniera molto pragmatica, la prima cosa che noi vogliamo sapere è che effetto avrà su noi stessi. Diciamo che la paura non è un sentimento che magari potevo avere quando sono partito la prima volta per Nerola a marzo, Che pensa? ma è da marzo che mi guardano storto a casa, quindi a casa non dicono più niente. Però alla Esatto. peggio con vaccino sto male io, certo non ho male nessun altro, ma Senza dubbio. quindi la prima cosa è riuscire a capire un po' su me stesso quello che il vaccino può determinare. E ripeto, tira molta più forza quando trasferisci l'informazione a qualcun altro, no? E quando questo gli chiedono, ma dottore, lei dell'accensione cosa ne pensa? Io trasferisco le mie esperienze personali. Poi c'è il discorso relativo al fatto che la nostra attività, che sarà, che è piena, abbiamo già turni pieni fino a gennaio, diciamo così, dobbiamo anche verificare se sui nostri colleghi e sugli infermieri che vaccineremo, che impatto c'è sulla loro performance lavorativa, che è molto, è quasi brutta detta così, però è chiaro che se io devo mettere del personale vaccinato in servizio, devo sapere se quel personale in quanto tempo potrà assolutamente lavorare in sicurezza e tranquillamente senza effetti collaterali. Abbiamo messo anche dei colleghi anziani, oltre ai giovani, no? In maniera tale che riusciamo anche a gestire meglio i turni dei giorni successivi, se vediamo che ci sono degli effetti collaterali che possono essere normalissimi, no? La febbretta. Un'azione vaccinale, il vaccino si basa su una reazione infiammatoria. Quindi è chiaro che se io faccio un vaccino è assolutamente scontato che possa avere un po' di dolore locale, un po' di rossore locale, un po' di febbre, 37,1, 37,2, no? È chiaro che però un collega che sta in queste condizioni non può lavorare. Quindi noi, anche per capire come dobbiamo organizzare le vaccinazioni nei giorni successivi, dobbiamo capire quant'è il tempo di riposo che dobbiamo concedere ai colleghi che sono vaccinati. Quindi in questo momento magari continuano a lavorare i colleghi, ma noi preferiamo far lavorare tutti quanti vaccinati già nel più breve tempo possibile. Per me l'obbligo è sbagliato, in assoluto. E se magari la risposta dei sanitari non è adeguata? Vuol dire che la comunicazione deve essere migliorata. Cioè, il concetto è che io fatico a capire, se io faccio un tipo di attività per la quale io non ho nessun tipo di rischio di contrarre il Covid, per quanto sia ancora da capire quale attività che non c'è rischio di contrarre il Covid. E non voglio fare il vaccino, non metto a rischio nessuno, uno è pure accettare la decisione, poi è chiaro che, però devo anche accettare che non posso fare alcuni tipi di attività. È la fine dell'inizio, cioè, finisce la prima fase che è stata caratterizzata da molti morti tra i colleghi e inizia una fase in cui la vaccinazione darà più protezione. L'umanità ha reagito velocemente a una minaccia, che è una minaccia che all'inizio abbiamo tutti sottovalutato, invece è una minaccia concreta questa qui. Non serve coraggio, serve la professionalità.